pochi conoscono la malattia di Anderson-Fabry, una patologia un tempo definita rara con un caso su 40.000 nascite, ma che studi più recenti effettuati su neonati ne hanno attestato la diffusione, mettendo in evidenza una prevalenza di 1 su 40.000 nati. Ciò significa che esiste una popolazione di pazienti affetti che non sono propriamente identificati. La malattia d'accumulo lisosomiale è legata alla mancanza dell'alfa-galattosidasi, un enzima cruciale nel cuore come nei vasi, nel cervello e nel rene, per l'accumulo di glicosfingolipidi dentro le cellule che ne alterano la funzione, inducendone la morte e dunque la disfunzione d'organo. Il suo riconoscimento è cruciale per un trattamento precoce per impedire la progressione di una malattia che riduce la vita media di un uomo di circa 20 anni e di 15 anni per la donna. È per questo che esperti e studiosi si sono riuniti all'Università La Sapienza per il convegno Conoscere la malattia di Anderson-Fabry per riconoscerla. Andrea Fustaci, professore associato di cardiologia della Sapienza, spiega in che cosa consiste la terapia enzimatica sostitutiva e ciò che comporta. La peculiarità di questa malattia è che attualmente è disponibile una terapia specifica di sostituzione enzimatica che può essere somministrata ogni 2 settimane per via infusionale e che dà dei risultati molto promettenti dal punto di vista sia dell'arresto della malattia che della regressione dei danni. Sono frequenti i casi in cui questa patologia viene diagnosticata dal nefrologo, spesso in modo casuale, ha dichiarato il professor Antonio Pisani della nefrologia dell'Università Federico II di Napoli. La maggior parte delle diagnosi avviene nell'effettuazione di una biopsia renale in paziente che presenta i classici sintomi di una glomerulonefrite e che poi ci porta a confrontarci con una patologia rara che per oggi fortunatamente ha una sua terapia causale, che è la terapia enzimatica sostitutiva, che ha permesso in questi anni, ormai sono 10 anni che la terapia enzimatica sostitutiva è presente, di determinare la stabilizzazione, se non proprio il blocco della progressione dell'interessamento renale della patologia di Fabry e quindi impedire che la malattia progredisca a livello renale, determinando la necessità di un trattamento sostitutivo con prima la dialisi e poi con il trapianto. Il professor Danilo Toni, direttore dell'unità di trattamento neurovascolare dell'Umberto I, illustra gli effetti neurologici della malattia. L'aspetto neurologico più importante è rappresentato dall'ictus. È vero che questi pazienti da bambini possono avere anche altri disturbi, tipo acroparestesie, che possono essere parzialmente di competenza neurologica, ma soprattutto nell'età giovane adulta, che possono sviluppare un ictus, che spesso è anche la prima manifestazione della malattia. Un'altra complicanza neurologica importante è lo sviluppo di una progressiva patologia della sostanza bianca, che è la parte più profonda del cervello, quella che sta intorno ai ventricoli, quindi non ictus ischemico, ma una sorta di vasculopatia cronica, molto importante perché questa nel tempo può portare sicuramente a problematiche anche di tipo cognitivo, comportamentale, che quindi impattano in maniera significativa sulla vita di questi pazienti.